L'oroscopo di Astra. Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di Astra. Scopriamo quali sono i suggerimenti delle stelle per mercoledì 8 luglio. Ariete, carattere e personalità, ma abbinato a quel pizzico di originalità che non guasta. Forse certe scelte possono risultare incomprensibili e più, ma un senso ce l'hanno. Con chi ami, la serata s'annuncia parecchio emozionante. Toro, non ti va di soffrire, faresti di tutto per evitarlo. Ciò che non ti manca è la voglia di batterti per i tuoi traguardi e di affrontare l'ignoto. C'è parecchio da fare, invece, per sistemare ciò che non va con chi ami. Gemelli, intuito e senso pratico oggi non sono l'un contro l'altro armati. La luna del giorno può suggerirti come improvvisare. Grazie a Sole e Marte, invece, puoi badare al sodo. No problem in amore. Venere non è acida. Cancro, ti girano quando gli imprevisti ti costringono ad improvvisare o a dare fondo alle tue energie. Ciò che puoi fare è non cadere nel vittimismo e di far valere il tuo temperamento più deciso. La serata in coppia è agitata. Leone, il tuo ottimismo non è di facciata, come puoi dimostrare anche oggi. La luna del giorno ti offre buone ragioni per alzare la posta e passare all'incasso. Venere e Giove ti spianano la strada nel lavoro e negli affari di cuore. Vergine, la buona notizia è che attenzione e spirito di osservazione possono tornare ai livelli consueti. Una buona ragione per mettere nel mirino obiettivi di maggiore importanza. Alle atmosfere romantiche preferisci quelle torride. Bilancia, non è la giornata più indicata per improvvisare o prendere delle scorciatoie. Sbalzi d'umore ed energie in declino non ti lasciano grandi speranze di successo. Il settore dove puoi difenderti meglio resta quello amoroso. Scorpione, puoi fare la differenza più con la grinta e la personalità che con l'astuzia. Marte e il Sole ti aiutano a procedere a velocità sostenuta tra le insidie quotidiane. Non è ancora tempo, invece, per i cambi di dama o cavaliere. Sagittario, con Mercurio pronto a togliere il disturbo, puoi tornare a respirare. Ora è più facile restare sul pezzo e non perderti in un bicchiere d'acqua. Il tuo ottimismo non è infondato. La serata con chi ami può regalarti intense emozioni. Capricorno, le speranze di cavartela a buon mercato sono al lumicino. Con l'energia in fase calante è più complicato alzare i giri del motore e mantenere la calma quando è più importante. La luna del giorno frena gli slanci di passione. Acquario, il tuo timbro più originale si fa sentire, ispirato da Urano e dalla luna del giorno. Perché quando c'è da estrarre il coniglio dal cilindro non ti fai trovare a mani vuote. Il cambio di dama o cavaliere è possibile. Infine concludiamo come sempre con il segno zodiacale dei pesci. Non vai tanto per il sottile, menando fendenti per farti largo tra le insidie quotidiane. La buona notizia è che a stretto giro di posta puoi aspettarti una ripresa dell'attenzione e del senso pratico. L'Eros oggi è ok. E anche con questo appuntamento con l'oroscopo di Astra ho concluso. Grazie per l'attenzione, a domani, buon proseguimento.